Wahey, benvenuti in questo nuovo video, sono AndroLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Scudo. Abbiamo appena sconfitto l'ultima palestra e quindi siamo pronti per prendere il treno che ci porterà poi a Galwick. Però c'è anche Hope. E aspetta Link, ho battuto la Burning 448. E alla faccia Hope, sei troppo veloce. Come sei chiassoso, tutto il contrario di tuo fratello, ma insomma, anche Dandel ogni tanto se ne esce con certi urli. Ma la tua forza è ineccepibile, lo dimostra la medaglia drago che hai conquistato battendomi. Mi hai travolto con la forza di una tempesta, devo ammettere che non avevo via di scampo. State bene a sentire voi due, uno di voi deve assolutamente vincere la Coppa Campione e sfidare Dandel. Certo, e ovviamente favorito sono io. L'unico ostacolo fra me e la vittoria è Link. Ma non temere Laburno, metterò a frutto tutto quello che ho imparato lottando con te. Guarda Link, arriva del treno. Eh certo, non stiamo più a parlare, intanto il treno parte e se ne va. Ah, abbiamo preso. Accidenti, volevo prenderlo senza Hope invece. Peccato. Dovremmo sorbircelo ancora. È un po' invadente come rivale. Finalmente si va a Galwick. Ci sono un sacco di cose interessanti laggiù. C'è una torre enorme, c'è la monorotaia, ma soprattutto c'è lo stadio di Galwick. Lì avremo addosso gli occhi di tutta Galar. Noi siamo contentissimi. Il mondo intero ci guarderà. Faremo vedere a tutti di che pasta siamo fatti. Carne e ossa? Questo? Quindi a Galwick nevica, dato che ovviamente siamo molto in alto e siamo anche piuttosto vicini a Surchester. E così questo è percorso 10, eh? Wow, guarda che muro di neve! Ci sarà da raggelare davanti alla quantità di Pokémon di tipo ghiaccio che incontreremo. Link, questo è il posto giusto per farci le ossa in preparazione alla Coppa Campione. Sono sicuro che io e la mia squadra abbiamo ancora un ampio margine di miglioramento. Spaccheremo tutto, vedrai. Beh, io vado avanti. Galwick, il leggendario Hope sta per arrivare. Dunque, questo è Galwick. E troviamo subito due attacchi X. Non che mi possano servire più di tanto. Però abbiamo Pokémon ghiaccio, ovviamente. Revitalizzante Max. E chi metto davanti? Dei Pokémon esausti. Pensavo di averli curati. Accidenti. Manca un po', ma penso che con Tappo ce la facciamo, eh. Sì, ha voglia. Perfetto, andiamo. Ecco il primo, un medico. Ci sono Pokémon feriti nella tua squadra? Lascia fare a me, sono un medico. Ma ti batto in 448. Se poi hai Pokémon ghiaccio sarà ancora più facile, dai, su. Fammi vedere, Gardevoir. Ghiaccio confirmed. E Gardevoir è andato. E ovviamente anche il suo allenatore è stato sconfitto. Ah, devo revitalizzare Gran Snowbear che ha fatto il suo lavoro nella lotta contro Laburno, però sinceramente avere una squadra però composta solo da Pokémon nuovi sarebbe comunque stato piuttosto carino. Ma me lo tengo così com'è, non importa, mi va bene uguale. Prendiamo la bici? Sì. Wow. Salve. Si fa quel che si può senza mai strafare. Nelle scalate è fondamentale essere cauti. In effetti era una bella scalata quella. Monti, Montanaro. Fa ridere perché in italiano Monti, Montanaro. In inglese non farebbe ridere. Eccolo! Eccolo, dottor Eggman! Se gli metti quelli che penso siano i capelli un pochino più in basso, diventa il dottor Eggman. Ma allora si evolve Mr. Mime? Perché ho visto un Pokémon che pensavo fosse Mr. Mime, ma in realtà era Charlie Chaplin. Quindi non so se era lui. Buio avrebbe avuto più senso. Certo, però non è che abbiamo proprio questa gran necessità di Pokémon buio, eh. Oh mamma mia, e che cosa? Quanto è grosso? Ok, mi ha dato l'infarinatura generale quel cartello su Dynamax e Gigamax. Boh, non che ne avessi bisogno.
Anche perché ti accorgi durante la sfida alle palestre del Gigamax. Questo qui sarebbe posto perfetto per allenarsi. Pokémon selvatici a livello 50. Nelle terre selvagge non è detto che li trovi a livello 50, a volte li trovi anche a livello 40, 30, 20. Quindi questo posto è ottimale. Andiamo, va, l'uomo d'affari sulle nevi. Stranamente le sfide mi stressano più del lavoro. Vanno a lavorare. Non è che qualcuno ti ci ha chiamato qui, eh? Affarista. Anzi no, ruffiano. Ma guardalo come arriva tutto quanto baldanzoso. Con le braccia così, eh? È contento. È Babbo Natale. Senza barba. C'ha una cravatta al posto della barba. Che allegro quel garzone, che per i bambini è Babbo Natale. Però è carino Mr. Mime di Galar. Solo che io appunto, ripeto, dai trailer si vedeva Charlie Chaplin, ma non lo so. Può essere un'evoluzione? Bene, abbiamo sconfitto il postino, qui ce n'è un altro. Cos'è, un aviatore? Mi ha appena detto che se i Corviknight dovessero sparire, il destino di Galar sarebbe segnato. Quindi dobbiamo smettere di mangiare Corviknight, ci mangiamo i Pidgey? Perfetto, ho battuto anche questo tipo qui, andiamo avanti, continuiamo. Ah, Mister, questo qui, Mister, questi Mr. Mime, o meglio, questi Pokémon con l'aura, danno dei punti in più. Mi sembra che diano degli oggetti a fine lotta. L'ho sentito ieri, stavo guardando un video. Ecco, i VAT, ecco. Ora mi sono ricordato i VAT. Me l'ha fatto vedere. Ovvio che ti ricordi una volta che te lo fa vedere. Perfetto, perfetto. Altri allenatori qui. Oh mamma. Ma ce l'hai con me? Ma guarda, ci sta questo qui. Mangiati questo, mangiati. Con calma, però. Oh, wow. Mi ha fatto davvero paura. Non pensavo che si mettesse a correre in quella maniera. Ma ci picchia! Sconfitto anche questo Montanaro, abbiamo un gentiluomo. Anche questo qui sconfitto. Qua sopra avevo visto qualcosa di strano. Ah, la truppa era? Mannaggia loro, stanno qua sopra con la neve. Tranquilli, senza dire una parola. Sapete che c'è? Metto Athena davanti. Eccola qua, secondo slot. Così lotta anche lei. La sto usando pochissimo, la volevo squadrare a tutti i costi. Ah, ci rivediamo, è sempre lei. È sempre la stessa. No, no, in realtà non è sempre la stessa. Chiara e Luke Report. Sì, il nome è uguale, però non penso siano loro, dai, non può essere. Insomma, insomma, si sale sempre di più. Oh. Wow. Siamo arrivati. Vai, corri. Bene, siamo a Galwick, quasi. Oh no, no, ci siamo, quella è la città, sì. Poi più su c'è altro. Wow. Ma siamo a Londra. Questa è Londra, non è Galwick, è Londra. Guarda, è Galwick la città in cui diventerà una leggenda. Perché ovviamente diventerà il nuovo campione. Bene, non voglio perdere tempo. Io mi fiondo subito allo stadio di Galwick. Vieni anche tu, Link? Ok, ti aspetto lì. Ah, non era una domanda. Vabbè, dai, su. L'ho letta come una domanda. Bello. No, no, che vengo subito. Io questo episodio lo finisco girando a Galwick. Dove corri? Meglio usare la mappa città, ma non è vero. Non serve a nulla la mappa città. Guarda qui, guarda qui. Ho preso i biglietti per lo stadio, corri. Dammi lì a me, te li rubo io. Revitalizzante Max. Bello. Siamo a Londra. Bene, esploriamo un pochettino questa città, va. Che c'è qui? Ah, un centro, una specie di centro commerciale? No, la stazione.
Ma non potevamo venire direttamente qui col treno? Faceva tanto schifo? Hotel Yonlands Rose. Non mi piace cambiare lavoro, persino casa. Ma niente può sostituire il mio atleta preferito, tantomeno il Pokémon del mio cuore. Beh, certo, è ovvio. In effetti sì, a volte capita che bisogni cambiare casa o lavoro. E andare in una città totalmente nuova che neanche si conosce. Bello, bello però. Prima di andare nell'hotel voglio un attimo girarmela a piedi. Vediamo un po' qui. Oh. Dai, che roba, come fai a dire che il gioco non è bello? Guarda che paesaggio. Posso capire che le meccaniche sono un po' particolari o che la grafica non è da 10, però cavoli ragazzi, dai. Il gioco è migliorato del 100% rispetto alle console portatili e si vede. Cos'è, una specie di labirinto? Erba seme, perfetto. Qui invece caramella rara, ottimo. Devo usarle le caramelle prima o poi. Ne ho raccolto un bel po'. Qui abbiamo un semplice giardino con le panchine, va benissimo. Bello, bello, bello. Ovviamente è super sciccoso. No, non con Honage, ma con te. Il lavoro del portiere non è per niente facile. Si fa aiutare anche dei Pokémon. Sì, ma li affettano. Oh, l'ascensore. Non posso prenderlo. Sir? Signorina? Receptionist professionale. Lei, un'altra receptionist. Benvenuto allo Yonlands Rose. Il nostro hotel a 5 stelle è apprezzato da moltissimi clienti. Potrei essere cliente anch'io, le farebbe tanto schifo. Ad ogni modo, Cuge, questo episodio lo termino qui, dato che a quanto pare non c'è nient'altro da vedere in questa città, purtroppo. Beh, a parte lo stadio di Gorwick, questa qui è Londra, dai, non si può negare. È palesemente Londra. Quindi nel prossimo episodio raggiungeremo lo stadio, ma anzi, lo raggiungo adesso, però non ci entro, lo raggiungo a piedi. O meglio, in bici. Quindi Cuge, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!